Ed eccoci arrivati a questo webinar, la seconda parte Alano Deviazioni dal Tipo, che prosegue in questo calendario dei webinar organizzati e voluti dalla Società Italiana Alani, sempre qui con noi per ovviamente proseguire le tematiche trattate la volta scorsa. Diamo il benvenuto alla nostra docente di questo webinar, la dottoressa Amelia Murante. Benvenuta. Grazie, buonasera a tutti. Sono in compagnia di una, non di un alano però, di un altro cane. No, la segretaria stasera che la Molly voleva venire in braccio e quindi mi aiuta. Sai che insieme agli alani io e Chihuahua, perché le mezze misure non fanno per me, quindi insomma. Certamente. Allora, io lascio a te la parola, diamo buonasera a tutti quelli che ci stanno già seguendo, che sono sui social, siamo in diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook Società Italiana Alani. Vi ricordo sempre che potete interagire con noi con delle domande, con dei commenti che possono essere sicuramente intelligenti rispetto alle tematiche. Mando il tuo PowerPoint, la tua presentazione e lascio a te la parola, Amelia. Grazie. Allora, oggi parliamo soprattutto di costruzione, visto che l'altra volta abbiamo parlato soprattutto di testa. Però magari cominciamo scorrendo velocemente le slide di tutto quello che avevamo preparato l'altra volta. Quindi ripassiamo, diciamo così, velocissimamente la testa. Parliamo di deviazione del tipo e dall'errore del tipo. Ecco, questa era una cosa che l'altra volta non abbiamo visto e invece questa volta vorrei rivedere. Vai indietro di una, per piacere. Ed era, a proposito di testa ancora, queste due definizioni. Vi ricordate quando abbiamo fatto la classificazione della testa dell'alano e abbiamo detto che è un braccoide, cosa su cui si è discusso tantissimo e qualcuno ci prendeva anche in giro perché si intende la parola braccoide come un bracco, mentre è una definizione non mia, ma di Deschambre, di Meignen, e quindi quella usiamo e quella è. E questa descrizione, cioè testa che si avvicina alla forma prismatica con il muso tanto largo all'estremità che alla sua base e separato dalla fronte da una depressione stop, ossia salto naso frontale ben marcata, le orecchie sono cadenti, le labbra lunghe e pendenti e le superiori, come la commessura, oltrepassano di molto il livello della mascella inferiore. Questa è una definizione di Meignen. Un'altra definizione è questa, è invece testa voluminosa, rotondo cuboide, orecchie piccole, cadenti, muso corto,
labbra lunghe e spesse, corpo massiccio, generalmente 5 dita dietro come davanti. Tipi normali di grande statura. Allora, di solito quando facevamo questi seminari di presenza, io chiedevo ai presenti, appunto, in quale di queste due definizioni riconoscete la testa della Lano? E naturalmente tutti mi dicevano ovviamente la prima. Ebbene, la prima è la descrizione di Meynien del braccoide, la seconda è quella del molossoide. E quindi è evidente che è una classificazione ormai storica, questa è, e non la possiamo discutere. Andiamo pure avanti. E avevamo quindi fatto una classificazione, questo ci interessa anche parlando di tronco. La classificazione scientifica è appunto una razza appartenente al gruppo braccoide, secondo Meynien, rettilinea a pelo raso, secondo la classificazione di Deschambre, mesomorfo, secondo lo studio della morfosi, armonico rispetto al formato, secondo lo studio dell'eterometria, e rettilineo rispetto ai profili, secondo lo studio dell'alloidismo. E questo appunto ci interessa anche oggi che parliamo di tronco e di costruzione. Procediamo. La prossima slide. Che ci ricorda semplicemente il ritorno a quei discorsi della morfosi, perché è rettilineo, l'alloidismo che è lo studio dei profili, e la Lano è rettilineo perché ha linee cranio-facciali rettilinee e linea dorso-lombare rettilinea. È un cane armonico perché è tutto grandissimo, cioè le sue forme, questo è il discorso appunto dei profili, non è disarmonico in nessuna sua parte del soma, della sua intera struttura, quindi una testa proporzionata, un tronco proporzionato è, come dice lo standard, la perfetta rappresentazione di quello che è il cane armonico. Abbiamo detto che le linee craniofacciali sono parallele, ne abbiamo parlato l'altra volta e non ci torniamo, quindi avanti, eccole qui, e questa è una foto di un cane perfettamente parallelo, questo è un cane divergente, questo è un alano divergente, e proprio a proposito, e questo anche è un alano divergente. Vi ricordate il discorso delle linee dove la linea del muso, l'asse del muso è quella tangente alla canna nasale, e quella del cranio è una linea immaginaria dove è seccante il cranio e passa dalla nuca a quel punto che si chiama stop, che è il punto craniometrico che si chiama stop, che unisce appunto il canti mediali degli occhi, cioè l'angolo interno dell'occhio. Questo è un alano divergente, il prossimo è il disegno del cane convergente ed ecco un alano convergente. Lo vedete, direi che salta all'occhio, no? Quindi proprio abbiamo detto che è un cane dolicocefalo, vale a dire che l'indice cefalico totale che si misura misurando la larghezza della testa, che vi ricordo è il punto più largo, lo si misura tra gli zigomi, quindi le arcate zigomatiche, moltiplicata per 100 diviso la lunghezza totale della testa, che si misura dal linion, cioè la nuca praticamente, anzi alla punta del tartufo, darà un numero che è inferiore a 50 quando è dolicocefalo. La Lano è sicuramente così perché è una testa lunga e stretta, è un braccoide appunto. Questo è un esempio perfetto di una testa dolicocefala, anzi questa per me è una testa impeccabile. E come vedete questo soggetto visto di fronte è evidentissimo, il punto più largo, ripeto, sono le arcate zigomatiche, è evidente che è una testa larga. Poi c'è tutto il discorso delle linee axiofacciali, cioè delle linee laterali della testa, che devono essere il più possibile una tangente il muso, l'altra tangente il punto più largo della testa, che devono essere più parallele possibile e più ravvicinate possibile tra di loro. Quindi non mi ricordo più perché abbiamo messa lì, la testa lunga sicuramente dolicocefala. Ah, questo è un discorso probabilmente
probabilmente anche di Cesello, qui abbiamo anche gli occhi distanti tra di loro. I rapporti cranio-muso, dove sappiamo che il muso deve essere lungo quanto il cranio. Questo può avvenire soltanto nelle teste dolicocefale, quindi in quelle con indice cefalico totale inferiore a 50, evidentemente vista dall'alto è come se fossero due parallelepipedi. Una testa dove la cana nasale comincia a diventare corta, e quindi uno stop molto, anzi un salto nasofrontale, perché così dovremmo dire, molto più marcato di quanto sia auspicabile, una testa lunghissima dove è ovvio questa cara nasale è probabilmente perfetta per quello che riguarda i rapporti cranio-muso. Come vedete, il salto nasofrontale diventa più sfuggente, più sfumato, meno marcato. La prossima è la quadratura di muso, quella dove dicevamo prima, appunto, le linee axiofacciali. Procediamo pure. Nella foto forse lo vediamo meglio. Ecco, questa è un'eccellente quadratura di muso. La quadratura di muso è il piatto anteriore del muso, quindi avrà per limiti dorsalmente il margine superiore del tartufo, lateralmente le labbra, inferiormente il margine delle labbra. Quindi questa è la quadratura di muso, che nella Lano deve essere più ampia possibile. Come vedete, questo soggetto ha il muso molto più stretto rispetto al cranio, quindi linee axiofaciali convergenti, assolutamente sbagliato per un alano, e una cara nasale non sufficientemente ampia. Questa è sicuramente una buona quadratura di muso, anche se qui il labbro comincia a diventare eccessivo, troppo pesante, troppo fluttuante per quello che richiede lo standard della razza. Queste sono le famose linee axiofaciali, quelle che vi dicevo, appunto, una tangente alla parte più larga, l'altra al muso. Quando il muso, il cranio è largo, il muso è stretto, queste linee diventano convergenti tra di loro ed è sicuramente un difetto per la Lano. Visto di fronte, questa è una testa ottimale. Come vedete, immaginatevi appunto un piano che tocchi l'arcata zigomatica e un'altra che sia tangente alla faccia laterale del muso, e vi rendete conto quanto sono vicine tra di loro, oltre che parallele tra di loro. Questo è il cane di prima, ne abbiamo già parlato. Abbiamo parlato a lungo di occhio, poi di occhio ne ha parlato tanto la dottoressa Milena Franzetti, quindi direi che niente, solito discorso, inutile che vi ripeta tutto il discorso delle palpebre. La forma, certo è che sull'occhio, questo è un occhio di buona forma ma di colore sbagliato, questo è un blu dove sapete che a causa della genetica che determina il colore del mantello l'occhio può essere più chiaro, ma non così tanto, questo è un occhio giallo sicuramente sbagliato. E qui eravamo arrivati, ecco, sul discorso occhi ci siamo fermati tanto, Milena e Achille hanno fatto quel magnifico lavoro. Vi posso dire che anche parlando nel corso di aggiornamento per i giudici, direi che è stato un punto cardine, cioè ci siamo soffermati sull'occhio per molto tempo, proprio perché, come ci siamo già detti l'altra volta, nulla nella morfologia è slegata dal resto, e quindi forma, posizione dell'occhio dipendono dalla morfologia della testa e così via, e quindi come dire, ci siamo detti proprio se cominciamo a cercare soggetti con occhi giusti, sicuramente recuperiamo di conseguenza, perché non c'è alternativa, anche altri pregi. E quindi siamo arrivati a parlare dell'orecchio, di cui non abbiamo ancora parlato. Lo standard dice che l'orecchio è attaccato, questo è un orecchio, ecco, questo cane, eccolo qui, attaccato alto, di forma triangolare con punta piuttosto arrotondata, con margine anteriore aderente alla guancia. Non è né troppo grande né troppo piccolo. L'orecchio del nero è sicuramente un orecchio corretto, come vedete, un orecchio abbastanza piccolo, può anche essere un po' più grande, attaccato alto, il margine anteriore assolutamente ben aderente alla guancia. E questo è un orecchio ideale. Il fulbo che segue ha invece un orecchio attaccato troppo alto, probabilmente portato anche un cane molto in attenzione, però è attaccato troppo alto, di conseguenza nel momento in cui va in attenzione
superano addirittura la linea del cranio. Chiaramente non è un pregio, è sicuramente un difetto. Ancora, ecco, questa ancora di più, sono orecchie piccolissime. È chiaro che quando sono così piccole è molto più facile che l'orecchio venga sollevato troppo, no? Nel momento in cui il cane è in attenzione. Queste sono orecchie completamente sbagliate. Il margine non è aderente alla guancia, sono attaccate troppo alte e portate troppo erette. Quando abbiamo smesso di tagliare ci aspettavamo grandissimi problemi con le orecchie. In realtà non è vero, in linea di massima direi che non abbiamo avuto grandi problemi. Il difetto più brutto, di cui però non so perché non abbiamo di immagini, ne troveremo prima o dopo qualcuno e ci torniamo, sono le orecchie attaccate troppo basse. Soprattutto l'attaccatura dell'orecchio è larga. Quando invece è un'attaccatura bassa e stretta, diventa l'attaccatura davvero di un bracco, di un segugio, quindi attaccata quella della Lano è decisamente sopra il livello di prolungamento del canto laterale dell'occhio, mentre non so, in un bracco, in un cocker e addirittura sotto. E nella maggior parte delle razze con orecchio normale, diciamo così, medio, né attaccato alto né attaccato basso, è lungo la linea di prolungamento del, come un setter per esempio, esatto, lungo la linea di prolungamento del canto laterale dell'occhio. E devo dire che le orecchie troppo grosse, attaccate basse, un po' accartocciate, cambiano veramente l'immagine della testa della Lano, ci dà proprio l'idea di un segugione, non sono belle. Arriviamo a una caratteristica morfologica della razza che è determinante per alcune delle sue peculiarità di tipo. Il collo è una parte anatomica, potremmo dire, e basta. No, non è vero. Nella nostra razza è veramente una caratteristica fondamentale. Deve essere, noi lo sappiamo, i 4 decimi dell'altezza algarrese, vale a dire di lunghezza uguale alla testa. E i 4 decimi dell'altezza algarrese sono il percentuale delle razze armoniche. Quindi la testa è un po' più corta della metà dell'altezza algarrese. Questo per qualsiasi razza armonica. In una razza con un collo ben lungo, come nella nostra, come deve essere nella nostra, la lunghezza del collo e della testa sono uguali. Deve essere privo di giogaia, vale a dire asciutto. Ed è uno dei difetti ormai più ricorrenti, legato indissolubilmente a quell'eccesso di labbra, di pelle, di rughe, di cui abbiamo già parlato tanto, ma che non mi stancherò mai di sottolineare. Con margine arcuato, questa è una caratteristica importante. Il margine superiore del collo, e quindi tutto il collo, deve avere questo aspetto di una leggera arcuatura, con un netto distacco nel punto della nuca. Tutto questo fa sì che il collo fatto così, cioè di questa lunghezza, asciutto e ben arcuato, agevoli o regali o determini, che forse è il termine più giusto, quella eleganza e distinzione che è una caratteristica di tipo sostanziale e fondamentale per la razza. Non potremmo mai avere un cane distinto, elegante nel senso vero della parola, se non abbiamo un collo lungo i 4 decimi dell'altezza algarrese. Penso che avremo qualche immagine, spero. Eccolo qui, ecco, questo lo so che mi direte che sono noiosa a riproporre sempre questa fotografia, l'avete già vista non so quante volte, la solita amuretta del castello gamenario, ma questo è un collo perfetto, come vedete. È chiaro che un minimo di pelle alla gola ci sarà sempre, cioè non possiamo immaginarcelo asciutto come può essere un greyhound, perché comunque la Lano è un cane con un labbro che deve superare il mascellare inferiore e deve superare decisamente il mascellare inferiore, quindi è impossibile che con uno sviluppo relativamente abbondante del labbro non ci sia un po' di pelle alla gola, ma questo non va confuso naturalmente con la giogaia, che
invece è, eccolo qui, guardate questo cane che chiaramente ha un labbro molto abbondante e soprattutto guardate l'occhiello della commessura labiale, quanto è abbondante, ed è legato ad una giugaia. Guardate che abbiamo dei soggetti anche con una giugaia molto più abbondante di questa, e non potrà mai esserci quella distinzione, quella classe. Vi ricordate cosa dice lo standard? Chi guarda la lana deve avere l'impressione di ammirare una statua piena di nobiltà. E è tipica la giugaia delle razze cariche di pelle come i mastini, come il mastino napoletano, come il bracco italiano, come il basset hound, che potranno anche essere soggetti di classe, ma sicuramente non potranno avere la distinzione, l'eleganza che deve avere una lana. La prossima. E direi che sul collo abbiamo detto quello che ci interessa. Quello che vorrei fare come premessa a tutto il discorso della costruzione. Io insisto fino ad essere noiosa sul discorso classe, eleganza e distinzione. Ma vorrei ricordare, e mi ripeto per quelli che mi conoscono e che hanno già parlato con me decine di volte, chi mi ha già ascoltato, quindi lo so che mi ripeto e sono noiosa, ma magari qualcuno invece non si è perso queste perle di saggezza, lasciatemi almeno prendermi in giro un po' da sola, non confondiamo mai l'eleganza e la distinzione con la mancanza di sostanza o la leggerezza del soma. La lana deve sempre coniugare forza, eleganza, sostanza, potenza a questa eleganza, distinzione, classe e nobiltà. E questa è la cosa più difficile del mondo, perché in qualche modo cerchiamo di mettere insieme delle caratteristiche che potrebbero sembrare in antitesi. Non per niente, la lana è l'unica razza tra le oltre 400 riconosciute che coniuga in se stesso queste caratteristiche, non ve ne è altri. Quindi chi alleva lani sa di essersi assunto uno dei compiti più difficili del mondo. Quindi vi prego, non pensate tutte le volte che io dico, che pronuncio le solite parole eleganza e distinzione, che stia sottintendendo un cane leggero. Un alano non deve essere leggero. Siamo arrivati a parlare di costruzioni e quindi se torniamo su quella, eccola qui. Allora, quando parliamo di costruzione dobbiamo avere almeno un minimo di idea di quella che è l'anatomia. Questa è la foto tratto davvero da libri di anatomia di un arto anteriore di numero molto velocemente le ossa che lo compongono, la scapola, che è la parte più prossimale, che come sapete è adesa al torace, quindi alla cassa toracica, ha una mobilità ma non può avere mobilità laterale. La scapola si articola con l'omero, che quindi è l'osso del braccio, la quale si articola attraverso il gomito, quindi l'articolazione omero radio ulnare, e appunto con il radio e l'ulna, che sono le ossa, la base anatomica dell'avambraccio, a loro volta articolate con le ossa del carpo, quindi sono il polso, no? Quelle che ci permettono a noi di fare questo movimento, il metacarpo, che poi è la mano in questo caso, e le tre falangi per ogni dito, e quindi falange, falangina e falangetta, che sono quelle che noi chiamiamo piede, cioè che vanno a formare il piede, in questo caso la mano, se visto che stiamo parlando di un arto anteriore, comunque il piede, e che nella lana devono essere molto arcuate, devono formare un angolo ben chiuso. Detta così molto velocemente, è chiaro che nella struttura c'è tutta una serie di, sulla base ossea, muscoli, legamenti, tendini e così via, che tutto sommato, sui quali sorvogliamo chiaramente, anche perché non li vediamo, no? Quindi, però hanno la loro importanza nella costruzione. La prossima,
eccola qui, una cosa importante, devo dire molto importante, perché i problemi di angolazione della spalla stanno diventando un difetto piuttosto frequente nella nostra razza. Questo disegno è tratto dal libro di Solaro, penso che tutti abbiano riconosciuto questa immagine, e quello che io vorrei farvi presente sono soprattutto quelle linee verticali, quella che è tangente il gomito, per esempio, perché è solo se noi mettiamo il cane in questa perfetta posizione, in stazione, come si dice, che possiamo valutare davvero la angolazione della spalla. E soltanto se c'è una spalla ben angolata, noi potremo avere questa posizione. Vedremo nelle prossime fotografie, dove abbiamo una serie di spalle sbagliate, come, tenetevi bene in mente quella prima, quella linea verticale, quella che è tangente il gomito. E vedrete che, immaginandosela vicino ai cani con la spalla troppo dritta, non sarà nella posizione ideale. Gli angoli, che sono normalmente tra i 45 e i 55 gradi sull'orizzontale, quindi una linea immaginaria che taglia, diciamo così, l'articolazione scapolo-omerale, ed è invece di circa 110 gradi se immaginiamo l'angolo formato dalla scapola e dall'omero. Tutte le angolazioni della spalla sono sempre assolutamente, come dire, ipotetiche, perché noi le misuriamo in un cane vivo, quindi non vediamo le ossa, perché sono chiaramente coperte dai muscoli, la pelle sottocuta e tutto quello che volete, e soprattutto è vivo, quindi è quasi impossibile riuscire a metterlo in quella posizione perfetta. Però, insomma, questi gradi di angolazione ci danno un'idea abbastanza precisa. Vediamo se abbiamo qualche immagine. Eccola qui. Questa, a parte la vera difficoltà di mettere un cane nella sua posizione, come vi dicevo, perfetta, questa è una spalla assolutamente corretta. E se voi immaginate quella linea che è tangente il gomito, vedete che davanti avrà, cioè davanti, come dire, prossimamente, anteriormente, cranialmente al gomito, quindi diciamo più a sinistra in questo caso, andiamo sulla punta dello sterno, ecco, questa parte di petto, eccolo lì, il petto, che esce, qui si vede la punta dello sterno, ma esce in maniera, come dire, media, no? Armonica, non troppo poco. Vedremo nelle spalle sbagliate come questa immagine non sarà più così. L'angolazione è la cosa dovuta, è dovuta dalla lunghezza dei raggi ossei. Qualche volta abbiamo una scapola corta, qualche volta abbiamo un omero corto, qualche volta abbiamo corti tutti e due. Quando la loro lunghezza è ideale, la scapola obbligatoriamente e l'omero prendono questo tipo di inclinazione. Ma vi faccio notare subito una cosa, perché è fondamentale e importante. Soltanto quando c'è una scapola correttamente angolata, abbiamo un collo che esce correttamente. Guardate questo collo, guardate che bel garrese elevato, perché c'è comunque una scapola lunga, ben angolata. Questo è un collo giusto, nel senso che questo è un collo che esce proteso leggermente in avanti e non verticale, come dire, è una continuità della linea superiore estremamente armonica, elegante. Solo se la spalla è correttamente inclinata possiamo avere un collo che esce correttamente. Vediamo la prossima immagine. Questo è un cane tutto sommato con una collo abbastanza corretto. L'unica cosa che vi faccio notare è che la punta dello sterno e il petto fuoriescono anche troppo. Potrebbe esserci una spalla anche troppo angolata, ma potrebbe anche essere solo la posizione della fotografia. Quindi tutto sommato di spalle così. Però vedete che quella famosa linea
se noi la facciamo scendere dietro al gomito, ci dà comunque in avanti, ancora una volta, un petto assolutamente adeguato. La prossima, ed eccoci qui. Adesso siamo di fronte a un cane, cosa dite? Questo cane ce l'avrà la spalla dritta? Io dico di sì. E in questo caso vi faccio notare almeno tre cose. Prima di tutto, l'uscita del collo. Questo collo non esce più armonicamente, elegantemente, proteso leggermente in avanti, ma esce diritto, verticale. Quello che viene chiamato collo a tubo di stufa. E questo è. Non può essere diversamente perché non c'è un'angolazione corretta. Come vedete, la punta dello sterno è molto più alta rispetto a quella dei cani di prima ed è inferiore, è appena accennato. Non solo, se voi tirate quella famosa linea dietro al gomito, verticale, dalla punta del garrese, praticamente tangente al gomito, è quasi una linea verticale su questo arto. Poi, per carità, ci bastano gli occhi per vedere che questa è una spalla dritta. Ma quell'omero, la muscolatura dell'omero che quasi appare verticale rispetto all'avambraccio, direi che parla da solo, ma soprattutto quel collo. Purtroppo mi è capitato anche di sentir dire che nei cani con la spalla dritta c'è sempre una bellissima uscita di collo, proprio perché il collo esce così verticale. Beh, insomma, è opinabile, eh? Direi che lo si può dire soltanto se non si ha veramente chiaro come deve essere il collo di qualsiasi razza, perché razze con la spalla dritta, ma forse qualche levriere, piccolo levriere italiano, forse, ma non è razza che giudico, è meglio che stia zitta e che non dica delle stupidaggini. Vediamo la prossima. E qui siamo di fronte a una spalla drittissima. Guardate, vista davanti, è molto importante quel discorso che facevamo prima a proposito del petto. Qui il petto, non la larghezza del petto, ma la punta dello sterno non esiste più. C'è quasi una fossa tra i due omeri. È chiaro, no? È evidente. Potrà essere un cane giovane, potrà non avere ancora un torace sufficientemente disceso, non abbastanza le costole, non abbastanza arcuate, tutto quello che volete. Ma una spalla dritta, quindi con la punta del gomito, con la punta dell'omero, l'articolazione scapolo-omerale, che deve obbligatoriamente venire in avanti, fa sì che si formi questa sorta di fossa, di vuoto sul petto. Questa foto è piuttosto esplicativa, direi. La prossima. Altra spalla dritta, ben brutta. Guardate veramente come sembra un'asta, no? Come il gomito, l'articolazione dell'omero con il radio ulna non ha quasi di angolazione. Potremmo tirarci una riga, no? Una riga dritta, ma se invece noi allunghiamo quella famosa linea, non è nella posizione che avevamo visto prima, quindi più o meno al primo terzo del torace, ma è molto più in avanti, così come una volta di più è scomparso il petto. Qualche volta fuoriesce, ecco, come in questa, solo la punta dello sterno. Quella che viene il manubrio dello sterno, quella che in questo caso viene chiamato petto di pollo, ed è una solita fossa, il solito vuoto della parte declive più bassa del torace, e il manubrio dello sterno che invece fuoriesce in maniera evidente. Ancora una volta, vista da questa posizione, abbiamo l'impressione che l'arto anteriore sia un'asta rigida. Guardate che di alani con la spalla dritta ne abbiamo veramente tanti, ma veramente tanti. La prossima, idem. Questo è un cane tedesco. Che vi devo dire? Un cane molto alto sugli arti, tra l'altro, mi piacerebbe, io non so se è la foto, ma è un cane molto disarmonico, si direbbe che abbia una testa piccola rispetto a tutto il resto. Il discorso dell'armonia, su cui
torno continuamente, perché poi vale per qualsiasi regione noi vogliamo tenere in considerazione in questa razza. Non avete l'impressione che questa testa sia piccola rispetto al tronco? Può darsi che sia una foto fatta dal basso verso l'alto, quindi ci dà l'impressione di questi, di questo avambraccio lunghissimo, esageratamente lungo. Vi ricordo, e poi ci arriviamo, che il rapporto terra-gomito e gomito-garrese nella rana deve essere 50-50. Comunque, come vedete, cosa succede? L'altra, ecco, si vede bene nella foto di prima. Torna indietro. Ecco, l'altra caratteristica tipica, assolutamente inevitabile quando si ha una spalla dritta, magari così dritta, oltre al petto mancante, il manubrio dello sterno che fuoriesce, l'impressione di un'asta, c'è sempre aria ai gomiti, c'è sempre spazio tra la parte bassa del torace e l'ascella, cioè proprio la zona dell'ascella è vuota. È ovvio, se questa braccio, se l'omero viene in avanti, fatalmente si crea un spazio che invece non dovrebbe esserci, perché se fosse più indietro, quindi se noi potessimo allungare quel omero e portare il gomito nel punto dove un attimo fa Alfonso, eccolo lì, lo potessimo portare un po' più indietro, quella fossa si intravede addirittura in questa foto, sparirebbe perché è riempita dalla muscolatura interna del braccio. Quindi, insomma, brutto difetto. Eccoci qui a quest'altra caratteristica molto importante, che ritorna al solito discorso dell'armonia. La lana è un cane armonico e una volta di più abbiamo le sue proporzioni esattamente proporzionate. La distanza tra terra e gomito e gomito e garrese sono uguali, quindi lo possiamo misurare con un cinometro, quindi un cane alto 80 centimetri dovrà essere 40 centimetri al gomito e 40 centimetri dal gomito al garrese. Al gomito dovremmo avere, in un cane adulto, lo sterno, il margine inferiore dello sterno, perché, come si dice, il torace deve essere disceso fino allo sterno. Quando abbiamo aria ai gomiti, spesso è dovuto anche a un torace non sufficientemente disceso. Mi è capitato di vedere, ultimamente devo dire, soprattutto in cani nordici, il torace disceso oltre il gomito, e devo dire che mi ha fatto abbastanza impressione. Sembrava un cane basso sugli arti, che non era un gioco, come dire, di immagine, no? Di questo torace troppo disceso. Questa è una caratteristica importante quando non siamo in queste caratteristiche, quando abbiamo un avambraccio corto. Vediamo la prossima, eccolo qui. Questo è un cane con delle proporzioni corrette. Ora, se noi potessimo misurare, questo è un cane con una costruzione, ne vorremmo, insomma, se vogliamo, forse la regione lombare è un filo lunga, ma insomma, terra gomito, gomito garrese, lunghi uguali. Questo invece si vede, direi, salta all'occhio, ma la distanza tra gomito e garrese e tra gomito e terra è sicuramente a vantaggio della prima misura, cioè questo cane è basso sugli arti. Non è mai troppo sviluppato la regione, diciamo, la misura tra gomito e garrese, lasciate perdere il torace, perché ripeto, il torace deve arrivare al gomito, questo è quasi, direi, dalla foto, ho quasi l'impressione che il torace sia fin troppo disceso, ma non è quello che ci interessa è la lunghezza del radio ulna, cioè dell'avambraccio. La lana è quadrato, il suo tronco deve essere quadrato, se è basso sugli arti, non sarà neanche più quadrato e quindi ci saremo persi un'altra caratteristica sostanziale della razza. E qui ancora di più, questo cane è ancora più basso sugli arti, poi magari è un po'. Ora sono sempre fotografie ed è chiaro che anche quando cerchiamo di fotografare un cane non riusciamo quasi mai a convincerlo a mettersi fermo come se fosse finto, però insomma l'immagine dà sicuramente questa impressione. La prossima, questo è al contrario, questo è un cane americano e
questo l'abbiamo misurato veramente con il calibro, è alto sugli arti. Sono abbastanza poche le razze alte sugli arti, cioè vale a dire che la distanza terra-gomito è prevalente su gomito garrese. Guardate che è questione di pochi centimetri, ovviamente. Generalmente le razze così hanno tronchi molto corti, molto, cioè si arriva addirittura ad avere un rettangolo verticale, cosa che la lana non deve essere, anche se devo dire che uno degli ultimi scritti della club tedesco riportava proprio questa caratteristica, cioè l'avambraccio troppo lungo, però insomma mi pare veramente assurdo. Ci sono addirittura razze dove l'avambraccio deve essere più lungo cioè terragomito maggiore rispetto alla misura tra gomito e garrese, eppure avere il tronco leggermente rettangolare. Questo è il barbone, per esempio, che veramente è una incongruenza molto difficile da mettere insieme, ma insomma questo richiede lo standard. E a quel punto, scusate se continuo un attimo su questo discorso della lunghezza, perché poi ci arriviamo ed è molto importante, la lunghezza del tronco deve essere data dagli spazi intercostali, cioè dalla profondità del torace. Questo povero scherzo di natura, perché questo povero cane è chiaramente uno scherzo di natura, come vedete è assolutamente anche lui alto sugli arti, qui poi c'è un torace neanche disceso, ha la spalla dritta, completamente privo di garrese, guardate come esce il collo, giusto per ritornare al discorso di prima. Questo cane direi che lo rivediamo diverse volte perché ha una quantità di difetti che l'abbiamo utilizzato, povera Stella. La prossima. Ah, qui siamo in una caratteristica importantissima. Lo standard dice che le dita devono essere ben arcuate e ben unite e il piede quindi deve essere rotondo, cioè un piede di gatto. È un difetto il piede ovale, ossia di lepre, che invece è una caratteristica tipica di altre razze. Per l'alano è assolutamente un grave difetto. Un difetto serio, quantomeno. Da cosa è dovuto il piede da gatto o il piede di lepre? Dall'angolo che formano le falangi tra di loro, la prima e la seconda falange tra di loro. È chiaro che un piede ovale avrà un angolo più aperto, quindi le dita più distese, a formare appunto un margine ovalare. Quelle della lana devono essere ben chiuse e rotonde. Non è dato dalla lunghezza delle dita, anche in parte. Solo il Chinese Crested Dog deve avere le dita molto più lunghe del normale, tant'è che lo standard dice che deve avere dita così lunghe da dare l'impressione di avere una falange in più. L'impressione, io ho sempre avuto l'impressione che nella nostra razza si dia poca importanza ai piedi, sia nel giudizio, cioè sia nella selezione che nel giudizio. Sarà che io vengo dalle razze da caccia e un cane da lavoro coi piedi mal costruiti farà sempre tanta fatica a muoversi e quindi sapete cosa dicono gli inglesi per i cavalli? No feet, no horse. Niente piedi, niente cavallo, e vale anche per un cane con dei piedi molli, si stanca prima, si fa male, non può tenere un turno. La lana è comunque un cane pesante, se non ha piedi solidi sicuramente avrà dei problemi anche di salute. Poche volte mi è capitato di leggere nelle relazioni la descrizione dei piedi, ripeto una cosa che per me è innata, potrei dire, proprio perché probabilmente vengo dalle razze da caccia. Quindi questa è la nostra immagine. Il cane di prima, l'Arlecchino, direi che ha piedi che vanno bene. Vi ricordo, i posteriori sono un po' più lunghi, strano, perché generalmente i piedi posteriori hanno sempre meno difetti rispetto all'anteriore. Potrebbero essere un po' più raccolti. Speriamo di avere qualche immagine migliore. E questa, evidentemente, direi che è facile capire come invece sono piedi
che diciamo che chiamiamo comunemente piedi molli, no? Cioè l'arcuatura delle falangi è assolutamente insufficiente e quindi questo piede viene detto anche piede piatto, proprio perché il loro margine superiore è quasi piatto. Di questo cane vi faccio notare, perché è un'altra caratteristica interessante, possiamo aggiungerla parlando di piedi, che è la lunghezza e l'angolo della regione metacarpale, quello che spesso viene chiamato pastorale mediando dai cavalli, vale a dire dall'articolazione del carpo a quella delle falangi. Questo cane è giustamente corretto, nell'alano deve avere una leggera curvatura, cioè una leggera inclinazione, scusate, curvatura non c'entra niente, una leggera inclinazione dorso anteriore, quindi leggermente inclinato verso l'avanti, e dovrebbe essere un po' più lungo. Questo è un pastorale corto, ma giustamente inclinato. Però questi piedi sono terribili. Ma un difetto di piede può dipendere da difetti di altre ossa delle gambe? Allora, intanto, quando becco Massimo, gli do un morsicone, perché le gambe non c'entrano niente, perché le gambe sono soltanto la tibia, si chiamano arti, Massimo. E sì, può darsi, quando ci sono fattori patologici, sì, e quando ci sono problemi di crescita, probabilmente sì. Però c'è anche, per esempio, quando le dita sono troppo lunghe, semplicemente, con falangi un po' troppo lunghe, un po' poco arcuate, può essere semplicemente, come dire, ereditato, perché è una caratteristica trasmessa dai genitori, dagli avi. Non tutte le caratteristiche che noi vogliamo ritroviamo. Se abbiamo cani con caratteristiche sbagliate, può essere che queste caratteristiche vengano trasmesse. Poi ci possono essere motivi patologici, ma noi non stiamo considerando quelli, direi che stiamo parlando proprio di morfologia pura. Poi ci sono, che so, per esempio, in problemi di carenze, spessissimo ci sono problemi di piedi molli. Bernini chiamava, se qualcuno si ricorda, il beneamato giudice Luciano Bernini, quando si trovava dei cani con dei piedi così, diceva che avevano le pantofole. E come vedete, anche questo cane ha il pastorale corto, giustamente inclinato, con dita piatte, veramente nessuna arcuatura. Io credo che con un petto, tra l'altro, troppo prominente, troppo pronunciato. Può darsi che a questo cane siano mancate qualcosa di importante mentre cresceva, può essere, magari anche per l'ambiente in cui è cresciuto. Parliamo di appiombi. Gli appiombi, che cosa vuol dire appiombo? Cioè ciò che gli appiombi anteriori, noi misuriamo la correttezza degli arti, la loro essere rettilinei e corretti, dovremmo farlo con un filo a piombo. Quindi quando mettiamo la punta del filo sulla punta della spalla, noi dovremmo avere perfettamente in linea con l'arto, e andare, se lo mettiamo a metà dell'arto anteriore, dovrebbe andare a tagliare esattamente a metà il piede. Questo non può succedere se siamo di fronte a un soggetto cagnolo, vale a dire con i piedi ruotati all'interno, o mancino, vale a dire con i piedi ruotati all'esterno. Allora, qui vorrei evitare, anche perché penso che Patrizio, dottor Donati, vi abbia parlato purtroppo la sera che ha parlato dei problemi di crescita e simile, ero in studio a fare un cesario, quindi me lo sono perso, quindi penso che vi abbia parlato di tutti quelli che sono le problematiche di cartilagini di accrescimento, di carenze e così via, e quindi non voglio assolutamente fare un discorso sul perché possiamo avere un cane mancino o un cane cagnolo. Noi valutiamo soltanto morfologicamente quello che vediamo, quindi un soggetto corretto è quello in cui con un filo a piombo a metà dell'arto anteriore taglia a metà il piede.
uscirà esternamente il rispetto al piede in un cagnolo, internamente in un mancino. Forse con le foto vediamo ancora meglio, quindi vediamo la prossima. Eccolo qui, questo è quello di prima, era corretto, questo soggetto con il pastorale un po' dritto. Questo era un cane di ben oltre 90 cm, 95, 96 cm al Garrese, e questo soggetto è chiaramente mancino. Mi dà l'impressione anche di avere il pastorale molle, cosiddetto, cioè troppo inclinato, e magari anche le dita molli, ma come vedete, guardandolo di fronte, il piede va verso l'esterno. Vi ripeto, saltiamo tutto quello che non è questa la sede per parlare del come e del perché. Normalmente quando abbiamo, come vedete, per esempio, questo soggetto ha l'anteriore destro, mol per me destra e sinistra sono la stessa cosa, quindi faccio una fatica tremenda, infatti il sinistro, giusto? Il sinistro. Sì, il sinistro. Ve l'ho detto che per me sono la stessa cosa. Il molto più mancino rispetto al destro. E qui c'è sicuramente un problema osseo, di deviazione, sarebbe interessante se notate a livello del carpo si è formato quasi un angolo tra l'ulna e il radio e il metacarpo. Questo è un soggetto con dei problemi, ma quello che noi vediamo morfologicamente è il mancinismo. Spesso noi sappiamo, tutti sappiamo, che negli alani giovani capita di vedere, quando hanno ancora il petto non abbastanza formato, i piedi che tengono a stare all'esterno e i gomiti stretti. Man mano che allargano il petto, che fanno i diametri trasversali, tutto questo si corregge. Sì, ma questo è un discorso di crescita assolutamente normale. Qui invece siamo di fronte a un problema di cattiva costruzione. Perché abbiamo messo questa foto? Che è brutta, ci capisco poco, probabilmente per far notare i gomiti. È sicuramente un cane mancino, ma probabilmente quello che salta all'occhio visto davanti è come i gomiti sono stretti, proprio rivolti medialmente, cioè verso il torace. Ed è appunto una caratteristica abbastanza tipica. Qui siamo di fronte al difetto opposto, questo soggetto è cagnolo. Vale a dire che i suoi piedi, come vedete, sono rivolti all'interno. E in questo soggetto abbiamo anche, e devo dire che quasi sempre insieme al cagnolismo si riscontra questa problematica, il metacarpo troppo verticale. Esattamente. Quello che, insomma, a me capita nelle relazioni di scrivere pastorale dritto o dritto sui nodelli, che in realtà è una terminologia equina, ma che il cane non ha il modello, chiaramente. Però questo è questa è la mano, diciamo così, le ossa della mano, che sono troppo verticali. Questo soggetto ha sicuramente anche la spalla dritta e sicuramente aria ai gomiti, perché lo vedete facilmente. Quasi sempre i soggetti cagnoli tendono ad avere i gomiti verso l'esterno e aria ai gomiti. È una questione di postura, di equilibrio. A noi interessa la correttezza della costruzione, non soltanto perché vogliamo un cane bello, ma perché nel momento in cui abbiamo una costruzione sbagliata, le articolazioni ricevono nel movimento, ma anche nella stazione, delle sollecitazioni assolutamente anomale, più su su margine rispetto all'altro, più mediale, più laterale, e questo ovviamente predispone a quelle che sono le artriti, le artrosi e anche i traumi, nel senso che una malcostruzione non permette un movimento, o non facilita o quantomeno rende più difficile un movimento corretto, e di conseguenza predispone ai traumi e quindi a patologie anche acquisite delle ossa. Ma ripeto, questo è un discorso che probabilmente avete fatto con il dottor Donati. Fatto, considerato, io sono troppo lunga, sto parlando troppo, ditemelo, bloccatemi. Se vado troppo lunga, per piacere, ditemelo. Siamo arrivati Vai bene, tranquilla, continua.
che facile accendermi ma spegnermi di quando parlo di alani diventa difficilissimo. Parliamo del tronco dell'alano. Il tronco dell'alano è costruito nel quadrato, ha un garrese evidente, una linea dorso lombare rettilinea, sto cercando la posizione dove non vedete che fumo, la groppa larga e leggermente inclinata, il petto largo circa il 25% dell'altezza al garrese. Quindi teniamocelo ben presente, quadrato con garrese evidente, linea dorso-lombare rettilinea, groppa leggermente inclinata, larga, sempre, in tutte le razze la groppa deve essere larga, e il petto largo il 25% dell'altezza al garrese, che è il solito quarto, insomma, tanto per cambiare. Il sempre della serie più armonico di così non esiste niente. E l'alano è un mesomorfo, anzi è il mesomorfo per eccellenza. Il mesomorfo è, secondo i tipi morfologici, il soggetto dove ogni caratteristica e regione del soma è in armonia con le altre. Procediamo. Il disegno, che è sempre facile da fare, molto più difficile averlo in natura, però ci dà queste linee che ci rendono facile capire come da A e B, quindi dalla punta dello sterno o dalla punta della spalla alla punta della natica e dal garrese a terra, dobbiamo avere due lunghezze, cioè due misure uguali tra di loro. Lo standard dice, come in tante razze, che si tollera nel... la femmina o un po' più di lunghezza del tronco. Io non sono d'accordo, poi per carità lo dice lo standard e quando si giudica si fa così, però credo anzi che la femmina, proprio perché deve portarsi i cuccioli nella pancia e quindi reggere un bel peso, è molto importante che abbia che sia corta, compatta e solida, perché è chiaro che quanto più un tronco è lungo e tanto meno la sua linea dorso-lombare è solida. Che cosa dà la lunghezza del tronco? Non mi ricordo più qual è la prossima, eccola qui, vabbè, questa è l'immagine di un tronco assolutamente quadrato. Questo no, questo è rettangolare, ve l'ho detto che questo cane l'avremmo rivisto, è un cane rettangolare in verticale, poverino, ma molto più comune perché di cani troppo corti ne abbiamo veramente pochi. Molto di più abbiamo invece il soggetti troppo lunghi, ed è un difetto che sta diventando abbastanza frequente. Dobbiamo dirci, capire e tenere bene a mente qual è il motivo per cui un tronco è troppo lungo. In un cane che deve essere quadrato, perché vi faccio un esempio, c'è una razza come il setter inglese che deve essere rettangolare. E questa leggermente rettangolare, questa lunghezza del tronco rispetto all'altezza del tronco è data dagli spazi intercostali, vale a dire dalla profondità del torace, che deve essere, no, non l'altezza, la profondità, quindi per orizzontale, come dire, no, quella è l'altezza, ok, questa è la profondità, esattamente. Quindi spazi intercostali ampi e inclinazione delle costole tale per cui questo tronco è un po' più lungo di un cane quadrato. Nessuna razza, neanche il bassotto, nessunissima razza deve essere lunga perché la regione lombare è troppo sviluppata. La regione lombare è quella che va dalla fine della costola all'inizio della coscia, esattamente, questa regione qui. Non esiste una razza al mondo che debba avere la regione lombare molto sviluppata. Tutti gli standard, andatevi a leggere se avete voglia di leggerli tutti i 400, vi dirà rene corto e solido. Noi usiamo il termine rene al posto di regione lombare. È sbagliato, nel senso che il rene è un organo, sta pure dentro e per di più anatomicamente non è neanche lì. Ormai diciamo che è entrato nel gergo comune e quindi tutti sappiamo che quando diciamo rene lungo intendiamo regione lombare, però insomma io credo che cinofili
evoluti e con la corretta cultura dovrebbero dire Regione Lombare e non Rene. Questo cane è facile da vedere, perché anche in una fotografia, anche di un cane nero credo, vedete bene dove finiscono le costole e dove comincia la coscia. Questa è la Regione Lombare. E questo cane è assolutamente troppo sviluppata, dovrebbe essere assai più compatto, più corta questa regione. Abbiamo anche dei brutti piedi. Idem, anche qui una regione lombare decisamente troppo sviluppata, per di più qui abbiamo anche una linea dorso-lombare non rettilinea e una groppa troppo inclinata. E quindi cominciamo già a vedere altri difetti. Stesso discorso della regione lombare, come vedete questo è un bel tronco, un buon tronco. Guardate che bella linea dorso-lombare, che buon garrese, e guardate come la spalla abbastanza inclinata, anche se la proprietaria sta tirando indietro il collo, no? Presentato un po' l'americana, un po' verticale, ma si vede che il collo non esce verticalmente, perché tutto sommato c'è una spalla correttamente inclinata, ma soprattutto una bellissima dorso-lombare con una groppa corretta di costruzione. E comincio a farvi notare un'altra cosa, io lo so che vi anticipo, ma poi così riusciamo a vedere anche le cose un po' più nel loro complesso. Provate ad immaginare una linea che scende dalla punta della natica, scende verticalmente. Per adesso immaginatevi, poi ne parliamo. Ma questo tronco era così bello, era così dei begli angoli, questa cagna che mi piaceva. Però la regione lombare è sicuramente un po' troppo sviluppata. Ripeto, è una femmina e quindi viene tollerata. Questo è molto lungo. Insomma, ne abbiamo trovati, ma queste sono foto vecchie, non, però di regioni lombare troppo sviluppate. Credo che questa l'abbiamo messa soprattutto, vabbè, questo è un compendio di... Io così non posso fare a meno di dirvi che questo è un cane di un giudice, non italiano. Perché veramente uno si chiede con che coraggio si possa esporre un cane di questo tipo. Se guardiamo gli arti anteriori, che abbiamo già valutato, non vediamo i piedi, ma è arrembato. Per arrembatura si intende la curvatura verso l'avanti della parte distale dell'avambraccio, quindi verso l'articolazione del carpo. Come vedete, questo normalmente sono problemi di crescita, c'è un metacarpo corto e assolutamente troppo verticale, la spalla è dritta, c'è aria ai gomiti, il garrese è basso, la linea dorso-lombare è insellata, il garrese è più basso della groppa, e questo è un difetto molto grave, perché la groppa deve essere più bassa del garrese o quantomeno sulla stessa linea, e la groppa è un po' scoscesa, la tibia è cortissima ed è un posto, cioè non c'è angolo tibio-tarso metatarsico. Direi che c'è anche un po' di regione lombare, potrebbe essere più contenuta. Un tronco veramente che possiamo prendere ad esempio per vedere come non deve essere un alano. Una grassella anche un po' troppo abbondante, cioè questo, il ventre deve essere elegantemente retratto, ma quello non è ventre, è la piega della grassella. Vi ricordo di non chiamare quella plica cutanea grassella, perché la grassella è il ginocchio, quella si chiama plica o piega della grassella. La prossima, e qui penso che queste foto le abbiamo messe soprattutto per parlare di linee dorso-lombari. Ancora una volta vi faccio notare come salta all'occhio in questo cane almeno due cose. Uno, ha la spalla dritta e quindi guardate come esce il collo, assolutamente dritto. La posizione della punta dello sterno, che è stranissima, il garrese più basso della groppa e una tibia cortissima. Provate a scendere, adesso Alfonso lo fa per noi, quella linea che dicevamo prima, dalla punta della natica. Niente, così cominciate a
visualizzarla. Quindi qui abbiamo soprattutto una linea dorso-lombare assolutamente scorretta. Qui andiamo bene coi piedi, sono belli. La tibia è cortissima. Prossima. Queste foto, che se non vado errata le ha trovate quasi tutte Milena, come vedete vanno, come dire, vedendo gli stessi difetti in maniera ingravescente, no? Quindi siamo sempre peggio. In questo caso il garrese è molto più basso della groppa, e direi, è difficile da vedere, però ho l'impressione che questa linea dorso-lombare sia anche cifotica, quindi che cos'è la cifosi? La cifosi è la gobba ed è dovuta a una errata inclinazione delle apofisi spinose a livello di undicesima vertebra dorsale, tra la decima e l'undicesima, la dodicesima, che sono le anticlinali, quelle che le prime vertebre fino alla decima, le vertebre l'apofisi spinosa, vale a dire la punta che va dorsalmente verso l'alto delle vertebre del dorso, hanno un'inclinazione dall'avanti all'indietro, verso la decima, l'undicesima cominciano a diventare dritte, l'undicesima è l'anticlinale, è verticale, dopodiché prendono un'inclinazione opposta, cioè dal dietro all'avanti. Quando queste vertebre sono sbagliate, c'è la cifosi. È un difetto, molto spesso è un segnale di rachitismo, inteso come rachitismo la patologia. Mentre la lordosi, che probabilmente vedremo, quando la linea dorso-lombare è insellata, cioè molle, quindi avvallata, è invece dovuta normalmente, sempre un problema di costruzione, dovuto quasi sempre alla lassità del legamento lunghissimo del dorso, cioè del sovraspinato. Ecco, questo cane leggermente non ha una lordosi bruttissima, però questa è una classica lordosi. Le apofisi spinose delle vertebre sono tenute unite appunto da un legamento, del legamento sovraspinoso, in questo caso evidentemente è lasso, e questa è una cifosi. Qui abbiamo soprattutto, questa cagna l'abbiamo già vista a proposito dei piedi molli, ma come vedete è comunque una schiena con una non sufficientemente solida, quantomeno. Il garrese dovrebbe essere più elevato, e anche un po' lunga. È molto facile che i soggetti lunghi abbiano una schiena molle, come diciamo. Ho usato molto spesso anche dei termini così che siamo abituati a usare anche nel parlare. Però, e qui abbiamo una leggera cifosi, perché come vedete parte di lì una linea dorso-lombare che va risalendo, no? Invece di essere rettilinea abbiamo il garrese e poi la schiena va risalendo verso la groppa, che però è già una groppa accettabile. Un altro soggetto con un po' di lordosi, solito discorso, come vedete la groppa diventa più alta del garrese. E questa è una brutale cifosi, una cifosi veramente potente, come vedete ancora una volta il garrese è troppo basso, e in questo caso c'è veramente una schiena arcuata, per di più legata a una groppa molto rotonda, che quindi peggiora ancora la situazione. Guardate che la cifosi non va confusa con quella che si chiama arco del rene dei levrieri, che invece è un discorso completamente diverso. Non è una cifosi, è proprio una posizione diversa, infatti non parte dall'undicesima, ma bensì dalla quattordicesima. Ancora una cifosi, come vedete parte abbastanza alta, proprio poco dopo il garrese arriva fino alla quinta dorsale, quindi 4-5 vertebre dopo, ancora una volta con una groppa inclinata. Questa è l'anatomia del posteriore. Come vedete abbiamo il bacino, il coxale, che è formato da tre ossa, che si articola con la testa del femore. Il femore è la base anatomica della coscia, che si articola a sua volta attraverso l'articolazione del ginocchio, dove entra anche la rotula, con la tibia.
tibia e perone, che nel cane è un osso veramente minimo, sono la base anatomica della gamba. E per quello che prima sgridavo Massimo, mi chiama gamba un arto, invece la gamba è solo quella parte lì. E la tibia e il perone si articolano con le ossa del tarso, che a loro volta si articolano con le quattro ossa del metatarso, e quindi le dita a formare quello che noi chiamiamo piede. La punta del garretto è formata, eccolo lì, dal calcaneo, che è una delle ossa del tarso. Questa, ecco perché prima vi dicevo, provate a immaginare una linea che scende dalla punta della natica. Questo è in un alano, perché non è in tutte le razze uguale, l'ideale. Se noi mettiamo un cane in stazione, e per istazione si intende che il margine posteriore, cioè il garretto, deve essere perpendicolare al terreno, quindi non troppo indietro, non troppo in avanti, non sotto di sé, ma come vedete c'è una linea qui che vi sottolinea come è perpendicolare al terreno. Se fate scendere il famoso filo a piombo dalla punta della natica, questa arriva a sfiorare le dita del piede. Vi dicevo, non in tutte le razze così, per esempio nel pointer, che deve avere una tibia molto lunga, deve cadere un piede davanti al piede. In razze come sono, che so, un chow che invece ha la tibia corta, un volpino italiano che deve avere la tibia corta, il piombo, questa linea, deve tagliare il piede o addirittura cadere lungo il margine anteriore del metatarso. Però quando valutate, cosa ci dice questa immagine? Ci dà soprattutto la esatta possibilità di valutare la lunghezza della tibia e quindi dell'angolo tibio-tarso-metatarsico, cioè di un'angolazione corretta del posteriore. Solo mettendolo in questa posizione potete valutarlo correttamente. Poi è chiaro che l'abitudine e l'esperienza ci permettono di valutarlo anche in altre posizioni, però noi dovremmo, quando abbiamo un alano in stazione, piazzato, come siamo abituati a dire, dovremmo avere esattamente questa immagine. Abbiamo una, eccolo qui, questo cane, per esempio, che come vedete, a parte la spalla, a parte il collo, a parte la groppa rotonda, come vedete, con un posteriore allungato all'indietro, è addirittura allora un attimo di pazienza, ci siamo persi la Puni che sta ritornando. Ok, ci sei? Sei tornata, eccoti. Era scomparso tutto, ma ormai sono genio del computer, ho capito tutto da solo, mamma mia. Ma non ci posso più pensare. Vai. Perso i 90-95 anni. il FURS. E vi dicevo, se anche voi, cioè, vi rendete conto come non possiamo valutarlo perché il cane è completamente indietro, se noi questo cane lo mettessimo col garretto verticale e facessimo scendere la famosa linea, a quel punto avremmo un'asta, cioè la linea cadrebbe dietro al piede. Questo è un cane con la tibia corta, anche una groppa rotonda e sicuramente una muscolatura non ben sviluppata, e la spalla dritta e un collo corto. Un brutto cane. Va bene, il prossimo, poverino. Stesso discorso che abbiamo fatto prima sulle gli appiombi dell'anteriore, quelle del posteriore le facciamo mettendo il nostro immaginario filo piombo sulla punta della natica. Taglia a metà garretto e piede quando è corretto, il piombo è esterno quando soggetto è cagnolo e quindi ha i piedi rivolti all'interno, e è vaccino, non so perché nell'immagine vaccino è finito tutto a sinistra, ma è chiaramente il disegno più a destra, quando i garretti sono vicini tra di loro e il nostro piombo cadrebbe all'interno del piede.
evidentemente non abbiamo trovato fotografie di cani di questo tipo, non mi chiedete perché, perché mi pare che forse abbiamo anche finito le immagini, a questo è l'ideale. Però io credo che questo cane si mettesse... alla fine delle slide siamo, sì, pensavo ce ne fossero altre. Evidentemente di posteriori vaccini non ne abbiamo trovato, anche perché foto da dietro o le fai apposta o non te li fa nessuno. E, va bene, mi sono dimenticata un po' di cose, se c'è qualcosa che mi sono dimenticata ditemelo. Quello che il discorso finale e con cui vorrei appunto concludere questa disamina della costruzione è che quando noi parliamo di cane di razza, di solito ci riferiamo sempre alla morfologia della sua testa e troppo spesso dimentichiamo quanto anche la struttura, la costruzione siano importanti. È molto, molto difficile. Ecco, vedi, Milena, è colpa tua, sei tu che hai tirato fuori quelle foto, le abbiamo fatte insieme quel lavoro, ma le foto le hai tirate fuori tu, quindi vabbè, ci manca dei cani vaccini, cagnoni, ma quindi Milena tirale fuori, che poi le guardiamo un'altra volta, però insomma credo che tutti abbiamo idea. L'ultima cosa, a proposito ancora di costruzione, è praticamente impossibile che un cane mal costruito cammini bene. E siccome il movimento resta una caratteristica fondamentale, sia per un discorso, da show, se volete, ma soprattutto funzionale, un cane che pesa 70-80 kg e non si muove bene, per quel discorso che facevamo prima, quindi di... errata postura, di errata sollecitazione sulle varie articolazioni, andrà a crearsi un sacco di problemi. Se la costruzione non è adeguata, fatalmente avremo anche un movimento sbagliato. Credo che siamo arrivati anni fa, quando avevamo soggetti di grande qualità anche a buone costruzioni, e poi siamo di nuovo scivolati verso i grossi difetti di costruzioni. Io li ricordo nei cani di tanti anni fa, degli anni 70, dei primi anni 80, quando le razze erano poche, cioè quando gli alani erano pochi e quando forse non li allevavamo neanche con le possibilità che abbiamo oggi, l'alimentazione di oggi, i condroprotettori, cioè tutto quello che noi oggi possiamo fare per crescere bene un cuccio. I cani degli anni 70 non avevano a disposizione alimenti equilibrati, alcuni crescevano poverini anche soltanto a carne, magari il proprietario pensava di allevarli bene o con quote proteiche evidentemente sballate e così via. Ma oggi, secondo me, i problemi più grossi che abbiamo di costruzione sono le spalle, le tibie corte e le groppe. Speriamo di lavorare bene per riuscire a migliorarli e io porrei molta attenzione anche ai cani con rene lungo, con la regione lombare troppo lunga, perché soprattutto soggetti, io so per esempio che molti hanno lavorato con cani del nord perché hanno strutture sicuramente complessivamente migliori delle nostre, sicuramente migliori dei cani dei nostri amici d'Oltralpe e così via, però quasi tutti sono con tronchi decisamente lunghi e con regioni lombare troppo sviluppate. È una cosa su cui starei attenta. E mia opinione assolutamente personale, assolutamente opinabile, credo che si faccia più fatica a correggere i difetti di costruzione rispetto a certi problemi di caratteristiche di testa. Voglio dire che comunque una testa non particolarmente bella, ma tipica, è meno grave, secondo me. Magari non è un cane da show, però è un cane che non crea problemi, è meno peggio di una testa straordinaria su un cane con delle costruzioni drammatiche. E abbiamo visto molti cani vincere in queste condizioni, soprattutto in un momento storico che
tutti noi alanisti ricordiamo, con quegli alani che io chiamavo gli alani da camino, nel senso che secondo me bisognava tagliargli la testa e appenderlo su un camino come si fa con, avete presente, i trofei, i cervi, quelle cose lì, perché la testa andava benissimo, ma tutto il resto era da buttare via. E, l'ho già detto, io personalmente ho rinunciato a determinate linee di sangue dove c'erano teste straordinarie, perché si portavano dietro dei difetti di costruzione, soprattutto di tibie corte. Un cane con la tibia corta non potrà spingere mai, inteso come, è brutto dire spingere mai, quindi non potrà mai avere un movimento potente, un posteriore, con delle leve sufficienti per dare un movimento appunto potente, ed è una cosa che mi disturba tantissimo. Diventano disarmonici, ma soprattutto si portano dietro dei guai che con l'avanzare dell'età sono gravi, e come dico sempre io, si andrà in esposizione anche 10 volte all'anno, ma col tuo cane ci vivi 365 giorni all'anno. E quindi allora devo dire ti ringraziamo, come hai ricevuto i ringraziamenti di tutte le persone che ti hanno seguito, perché ovviamente la tua disamina sulla seconda parte di Versione del Tipo è sempre molto affascinante, hai un modo di esprimere che trasuda di passione e entusiasmo, e soprattutto ti sai anche lasciare andare a quello che è la tua esperienza di giudice e di allevatore, per cui Puni è sempre un piacere ascoltarti e comunque rispettare, è bello anche la sincerità con la quale tu esprimi le tue opinioni, che secondo me nel mondo cinofilo vanno rispettate anche se magari non possono essere condivise, perché sono frutto di esperienza sulla pelle fatta da anni. Ricordiamo, il bello è proprio magari anche poterne parlare, discutere, insomma, questo. Ecco, quello è, cioè, il confronto è la cosa più essenziale. E come tu hai citato più volte, è importante che il miglior giudice in assoluto per la morfologia di un cane deve essere il suo allevatore. Quindi è giusto dare informazione agli allevatori, perché sono poi loro che sono in prima linea a creare colli dritti o colli giusti, eccetera, eccetera. Bene, allora noi ringraziamo tutti, ovviamente. Tutti quanti ti ringraziano per anche la tua modalità di espressione. La Società Italiana Alani vi ricorda che stiamo programmando i nuovi appuntamenti col supporto di tutti quanti gli esperti, come la dottoressa Amelia Morante, e supervisionati dal Consiglio Direttivo della SIA. Quindi possiamo salutarci allora. Buni, cosa dici? Grazie, buona serata a tutti. Arrivederci, alla prossima.